Non c'è pace tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Se il ministro dell'Interno è riuscito a mettere da parte i dissapori con Claudio Baglioni, scatenati dal commento del cantautore sulla politica operata dal governo in tema di immigrazione, con Fabio Fazio la rivalità continua. Se il leader della Lega continua a pungere Fazio sullo stipendio che percepisce dalla Rai, il conduttore di Che Tempo Che Fa non nasconde la sua disapprovazione nei confronti delle scelte operate dal ministro. L'ultimo provvedimento a scatenare la sfida all'ultimo tweet tra i due riguarda quello sullo sgombero del centro accoglienza Cara di Castelnuovo di Porto. Su Twitter, il ministro, oltre ad aver lanciato una frecciatina a Fazio sullo stipendio, tornando sul tema dell'immigrazione, ha detto sui social: un messaggio per i tanti immigrati regolari e per bene, che rispettano la storia e la cultura di questo paese, che pagano le tasse, che mandano i figli a scuola, che fanno un lavoro onesto e che sono italiani quanto me. Chi accusa me o la Lega di razzismo non ha capito nulla. Nuovo scontro tra Fazio e Salvini. Scontro all'ultimo tweet tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Il botta e risposta tra il conduttore e il ministro dell'Interno avviene su Twitter, dove il conduttore, commentando lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto che ha portato centinaia di immigrati fuori del centro d'accoglienza, ha puntato il dito contro il provvedimento del governo. Lo sgombero del CARA di Castelnuovo di Porto è un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza. Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia, ha scritto il conduttore sul proprio profilo Twitter intervenendo nel dibattito sui migranti. La replica del ministro Salvini è arrivata puntuale. Su Twitter, infatti, il leader della Lega non ha perso tempo nel replicare: il milionario, a carico degli italiani, dice che sono disumano. Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. In cassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni. Gli scontri tra Fabio Fazio e Matteo Salvini. Non è la prima volta che Fabio Fazio e Matteo Salvini si scontrano. Il ministro dell'Interno punge il conduttore sul tema stipendio. Nel corso di una diretta Facebook, infatti, il leader della Lega ha attaccato il conduttore di Che Tempo Che Fa, reo di guadagnare troppo. Ho dormito 4 ore e sono orgoglioso del mestiere che faccio, anche se qualcuno poi critica. Senza alcuna invidia o gelosia ho fatto 2 conti a spanne. Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell'Interno guadagna forse in un anno. Un mese per andare a fare lo show in TV, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone, ha detto Salvini. Oggi, però, lo scontro si è spostato sul tema degli immigrati, ma anche in questo caso, Salvini ha puntato il conduttore sullo stipendio. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.